Gianluca Pasqualone e Silvia Brocca sono le vittime della frana che ha investito la loro auto nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto in Valtellina a Chiareggio, in Val Malenco. Con loro purtroppo è morta anche una bambina piccola, figlia di amici di famiglia che era con loro per una gita. Il figlio di Gianluca e Silvia, Leo, di 4 anni, è stato portato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sta lottando per la vita. Il dramma si è consumato verso le 17 quando un forte temporale che ha colpito la Valtellina ha provocato la formazione di un fiume di fango che ha investito la strada sulla quale la famiglia e la piccola viaggiavano. L'automobile è stata totalmente travolta dall'ondata inarrestabile dei detriti smossi dalle piogge senza lasciar scampo ai passeggeri. Il tempestivo intervento dell'azienda regionale Emergenza Urgenza della Lombardia è servito per tentare un salvataggio in extremis del piccolo Leo, trovato in condizioni gravissime. Nulla da fare invece per mamma e papà e per l'amichetta con cui era. Portato in elicottero all'ospedale di Lecco il padre della piccola, un uomo di 49 anni che viaggiava sulla sua automobile dietro a quella della coppia.